Tanta guagna per tutti ragazzi, qui è Mr. Clodark e oggi siamo qui per vedere una nuova tipologia di Wonder Weapon all'interno di Zetsubou no Shima. Sappiate però che ci sono alcuni requisiti per poter avviare questo easter egg, e cioè avere il teschio di Nan Sapue, avere completato tutte le sfide, avere lo scudo e aver ottenuto uno dei tre pezzi del KT4, ossia l'altra Wonder Weapon, e cioè quello, diciamo, che estrae il veleno dal ragno nel laboratorio A. Inoltre il consiglio che vi do per semplificarvi la vita è quello di essere almeno in due, perché in singolo è molto molto più impegnativo e difficile, tra virgolette. Quindi, rispettate tutti i punti precedenti, appena arriverà un round dei ragni dovrete tirare fuori il teschio e premere L2 appunto mirando i ragni. Vedrete che tutti quanti si immobilizzeranno tranne uno, che peraltro avrà attorno a sé del fumo rosso. Quindi il secondo giocatore che non sta impugnando il teschio dovrà uccidere tutti gli altri ragni e una volta liberata la piazza dovrete portare a spasso per la mappa l'unico ragno rimasto, e cioè per l'appunto, come già detto ma fondamentale, quello con il fumo rosso. In particolar modo cosa dovrete fare? Dovrete far sì che si fermi e beva da tutte e tre le tipologie di acque presenti sulla mappa. Personalmente come percorso vi consiglio di partire dall'acqua viola, passare da quella verde e poi concludere con la blu. Dunque, una volta che avrà bevuto anche all'acqua blu, abbassate la gabbia, fatecelo entrare, sollevate la gabbia, colpite il pannello con lo scudo elettrificato e poi abbassate nuovamente la gabbia che sprofonderà sottoterra terminando il round. Quindi si conclude così lo step 1. Per lo step 2 dovrete solo aspettare il successivo round dei ragni. A noi è arrivato dopo due round, quindi non so se arrivi dopo poco, facendo parte di un easter egg, o se sia una semplice casualità. In ogni caso questo round sarà composto solo da ragni con il fumo rosso, ragni che sono leggermente più forti rispetto a quelli classici. Quindi l'unica cosa che dovrete fare sarà ucciderli tutti e una volta terminato il round sollevare la gabbia in cui avete precedentemente fatto entrare il primo ragno con il fumo rosso. Una volta innalzata noterete che al posto del ragno ci sarà un gigantesco bozzolo dal quale il macchinario estrarrà un liquido rosso che vi fornirà la nuova Wonder Weapon, se così vogliamo chiamarla, chiamata Esca per Ragni. In poche parole, premendo la freccetta destra, il vostro corpo verrà coperto da un bozzolo e voi vi trasformerete in un ragno con cui uccidere gli zombie. La cosa molto figa è che, a quel che ho potuto vedere, voi non potete subire danni dagli zombie, quindi davvero molto forte. Ovviamente ha alcuni punti negativi, se così vogliamo dire, e cioè che la durata è limitata e non mi pare che ci sia un contatore da cui controllare quanto manca, e soprattutto che non si ricaricherà al passare dei round o uccidendo degli zombie, ma avrete bisogno di un munizione al massimo per poterlo ricaricare. Detto ciò, vista la tipologia di arma molto innovativa rispetto al passato, mi aspetto e spero che tutto ciò faccia parte di un easter egg un pochettino più grande. In ogni caso, per questo video era tutto. Come sempre io vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento e poi vi invito a passare dal nostro sito www.wagna.it dove potete trovare news, recensioni e tanto altro, oltre a seguirci sui nostri social. Detto ciò ragazzi, io vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video.